Artes Radio, la radio senza limiti di frequenza. Sentire una mano sul cuore, un'altra ve la potete mettere dove volete voi, però per sentire questo regalo. Allora, io voglio chiudere con questo regalo all'Artes Radio e al Bistro. Voi siete rappresentanti degli uomini e delle donne presenti qua, quindi adesso io proverò a destrutturalizzare il vostro io, mi raccomando, farò questo, so che è difficile, ma ci proverò. Allora, attenzione, voi altri non è che hanno un pacitino cazzo che stanno guardando, Allora, attenzione, concentratevi, anche voi sarete coinvolti. Come? Diamo una spinta. Creiamo l'atmosfera per questa coppia. Ve lo dico io, ve lo spiego io, l'atmosfera si creerà in questo modo. Mani a mezza altezza. Siamo in un'osteria in questo momento, no, voi no, voi no, voi no. Voi mani a mezza altezza, atmosfera. Dos, tres. Guardate, guardate. Guardatevi un attimo anche voi dietro. Tunta ta 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 ta. E spingete in avanti. Però mi raccomando, abbinate il movimento al suono, perché sennò sembra che state in bagno, ok? Anche voi in piedi potete dare una spinta in avanti. Voi non ve lo fermi, Non arriva il vostro momento, non essere impaziente. Allora, proviamo. Prova due, pubblico. Dos, tres. L'atmosfera, poi calerà il silenzio totale in mezzo a voi. Ci sarà il silenzio totale perché entrerà in scena il nostro cavaliere errante. Nico questa sera vestirà i panni del cavaliere errante che dalla Francia arriva in provincia di Sevilla. E chi fa te incontra la Dominga, pasticcera di provincia di Sevilla. Entra nella pasticceria di Dominga, la guarda e si innamora. Se innamora scatta la scintilla e cosa fa il nostro cavaliere? La dichiarazione d'amore. E in Spagna l'amore smucio caliente, smucio pratico. Quindi la dichiarazione d'amore è smucio ermetica. Smucio ermetica. Semplicemente dico occhi orecchie, la guarderai negli occhi e farai la dichiarazione d'amore. Attenzione, sarà questa. No, no, dopo lo farei realmente te, no? Io voglio che te lo faccio io. Certo, certo. La guardi e fai. Attenzione, attenzione, popolo di Altamura, popolo di Altamura. Tocame la minga, Dominga, che vengo de Francia. Tocame la minga, Dominga, per arche sostanzia. È facilissimo, attenzione. Tocame la minga, Dominga, che vengo de Francia. Tocame la minga, Dominga, per arche sostanzia. Prima che vengo de Francia e poi per arche sostanzia. Allora, attenzione, se capisce cos'è. Se capisce cos'è la minga? La minga è un dolce tipico del sud della Spagna. Che minga? La minga. Come i cucusanci, vai! Allora mi raccomando, prima che vengo di Francia e poi per anche sostanze. Tocame la minga, mi raccomando le H, Non fate scappare, le H scappano sempre ogni tanto. Quindi tocame la minga, Dominga, che vengo di Francia, tocame la minga, Dominga, per anche sostanze. Diciamo che la ripeterei per 2-3 volte, basta 2-3 volte, Basta per te? No, dico per te basta, se vuoi vedere per 2-3 volte. Facciamo 3 volte, allora, per lei va bene 2-3 volte. Vorrebbe...
bocca. Se glielo dici, se glielo dici in maniera intima e profonda. Bastano tre volte, se no ti devi ripetere. Attenzione però, la Dominga, dopo tre volte, anche lei si innamora, scatta la scintilla e nel linguaggio, attenzione, nel linguaggio universale del mondo, in tutto il mondo si può rispondere così, ad Altamura, a New York o anche a Sydney, è uguale, risponderà, pronti voi? Dos, tres, la 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 la. Ok? La 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 la. 3-4, tu parti lenta. Tu parti lenta. In genere si parte lenti. Certe partono veloci e poi rallentano dopo. Però il copione dice che dovresti partire lenta e poi accelerare. E loro ogni la la entrano, diciamo, 3-4 volte ed è festa. In tutto il mondo uguale, ci vuole una questione più che altro di allenamento. E di fonetica, però. Messaggio uguale, il fine soprattutto. Allora mi raccomando, ci siete? Adesso io scendo giù dal palco, metaforicamente, salite tutti voi. Adesso salirete tutti voi sul palco, ovviamente manovrate voi il microfono. Pronti? Atmosfera? Lui sta attraversando i Pirenei, quindi sta nevicando. Toccami la minga dominga di sostanza e vedrai che sostanza. Ah, adesso ho capito io. Ciao, sono lì con 34 anni e sono ingenuo. Toccami la minga dominga de Franza, e vengo de Franza. Toccami la minga dominga de sostanza e vedrai che sostanza. Io so solo parlare. Reppala. Ah, sono stonato, già l'ho detto. Si accettano i borsi, Toccami. Toccami la minga dominga che vengo di Francia. Toccami la minga dominga che vedrai che sostanza. Reggila, reggila, guarda te, va negli occhi. Avevo un dubbio su una cosa. No, quello che può accadere dopo sono fatti di
tranquilli qui nel locale, tanto era bianco, non c'è problema. Allora stavo dicendo, lo potete fare anche a casa da soli questo gioco, domani per esempio, però basta essere almeno in tre, anche in radio, due fanno la parte, uno guarda davanti e fa ah, ci vuole sempre uno che guarda e fa ah, poi vi cambiate turno, cioè scambiate il posto, non è che lo devi fare sempre lo stesso, ah. Quindi, allora come ti chiami, signorita? Grazie.